E se anche allora poteva capitare che la bellezza fosse trascinata sulla pedana degli accusati, come più alto era il dibattito e il giudizio. Frine! Frine! Chi di voi ha mai inteso questo nome? Frine era una donna greca. Frine era Maria Antonia, perché Frine era la bellezza stessa! Esce fuori, Maria Antonia, esce fuori. Scusate. Iperide, un mio illustre predecessore, così la condusse al centro dell'Areopago, che doveva giudicarla per delitti di fronte ai quali quello di Maria Antonia diventa un gioco da ragazzi. Sagna Goppo, Maria Antonia, guardatela. Guardatela. E sapete come il grande Iperide la difesa di fronte ai grandi Ariasti? Una sola tunica. Una sola tunica. Nascondeva le stupende forme di quella meravigliosa creatura alla vista dei giudici. Una sola! Mi seguite, presidente? Niente! Ed egli d'un sol colpo la strappò! Così! Allora, i vecchi giudici, che avevano già il pollice rivolto in giù, pollice verso, segno di condanna, si ritrovarono col pollice rivolto in alto, nel gesto dell'assoluzione, e Maria Antonia, Frine, fu assolta. Fu assolta. Se oggi in questa piccola, miserabile capanna giudiziaria io non posso ripetere il gesto di Iperide, la colpa non è di Maria Antonia, no, la colpa non è mia, la colpa è vostra, colpa dell'arida legge. Arida legge, o siamo aridi noi che non sappiamo interpretarla, eh? Perché la legge impone sì per un verso di... di condannare questa donna e all'ergastolo, a vita. Ah, d'altra parte, non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Ebbene, perché non dovrebbe essere assolto?